Benvenuti a tutti, sono Francesca Bigoni, curatrice del Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, museo che fa parte del sistema museale di Ateneo. Oggi vi terrò compagnia insieme alla collega Alessandra Nardi del Museo Horn in questo incontro che si svolge nell'ambito di una iniziativa curata dalla rete Musei Welcome. Questo incontro è dedicato al tema della bellezza e della cura del corpo. La sede del museo, di cui sono curatrice, si trova in via del Proconsolo fra il Duomo e il Bargello, in un bellissimo palazzo storico, detto Palazzo Non Finito. Il museo è stato fondato nel 1869 da Paolo Mantegazza, che è anche il padre delle scienze antropologiche in Italia. In quel periodo Firenze era capitale e il museo nacque proprio come Museo Nazionale di Antropologia e Etnologia. Oggi, come vi ho detto, fa parte del sistema museale di Ateneo. Il Museo di Antropologia e Etnologia descrive attraverso le sue collezioni come in epoche diverse viaggiatori e studiosi si sono avvicinati all'osservazione delle altre culture. In questo incontro ricorderò due grandi etnologi e collezionisti italiani dell'Ottocento, Guido Boggiani ed Elio Modigliani. Che documentarono le pitture corporali e le pratiche di tatuaggio incontrate durante i loro soggiorni presso popoli lontani e rimasero affascinati dalla loro bellezza. Questa è la sala del museo dedicata al Sud America. E raccoglie una selezione delle nostre collezioni che coprono oltre 400 anni di collezionismo degli oggetti provenienti da molte culture che popolarono e che vivono ancora in questa vasta zona geografica. Molti di questi oggetti furono collezionati nell'Ottocento, inclusi quelli raccolti da Guido Boggiani. Guido Boggiani è una figura molto interessante dell'Ottocento e nasce come un artista. In particolare, diventò famoso molto giovane per i suoi paesaggi. Entrò nel circolo dei pittori famosi dell'epoca e divenne anche amico di Gabriele D'Annunzio. Dopo un periodo di grande fama in Italia, si rese però conto che stava perdendo l'ispirazione e decise di fare un viaggio in Sud America, con l'idea di avere nuove esperienze e anche, di intraprendere delle attività commerciali. Questi sono paesaggi che dipinse in Paraguay, nella zona del Chaco. Questa esperienza non solo lo aiutò a ritrovare l'ispirazione, ma gli fece trovare anche una via totalmente nuova, perché in realtà Guido Boggiani diventò anche un collezionista di oggetti etnologici, di reperti di specie zoologiche rare e divenne un etnologo a tutti gli effetti, documentando anche, come
con grande dettaglio la vita, la lingua, le usanze delle popolazioni native della zona in cui viaggiava. In particolare, rimase enormemente affascinato dall'attività di pitture corporali che venivano fatte dalle donne del popolo detto Caduveo o, nella loro lingua, Mbaya, e iniziò a documentare queste pitture corporali con dei disegni. Come vedete, erano disegni corporali, pitture corporali molto particolari e anche molto spesso asimmetriche, che venivano fatte in particolare dalle donne di questo popolo, spesso per celebrare delle occasioni speciali. Un'altra tecnica che usò Guido Boggiani per documentare queste pitture, è stata la fotografia, uno strumento molto utilizzato dagli antropologi dell'epoca, che però Guido Boggiani declinò in maniera anche molto artistica. Come potete vedere anche in questo ritratto, e anche in questa immagine molto bella. In realtà Guido Boggiani lasciò una traccia importante anche nell'antropologia successiva, più vicina a noi. E fu ricordato anche dall'antropologo, famoso antropologo francese Claude Lévi-Strauss, nel suo libro I tristi tropici. Ecco, ora due parole invece su Elio Modigliani, un altro grande viaggiatore scientifico della seconda metà dell'Ottocento. L'immagine della sala del museo, in questo caso, è quella che noi chiamiamo la Galleria Modigliani, una ampia zona del museo che ospita più di 2000 oggetti raccolti da Modigliani nel corso di tre lunghe esplorazioni nelle isole indonesiane. In particolare, Modigliani rimase durante l'ultimo suo viaggio molto impressionato dalla pratica del tatuaggio degli abitanti dell'isola Sipora, dell'arcipelago Mentawai. E la cosa interessante è che in museo abbiamo anche alcune statue antiche di gesso, in particolare due riguardano proprio gli abitanti dell'isola Sipora e dettagliano con grande precisione i tatuaggi così come furono documentati e descritti da Modigliani. È interessante anche notare che, nonostante il museo fosse nato con
un'intenzione di essere un museo scientifico, il suo fondatore ritenne però importante avere nello staff del museo un modellatore, nonostante che all'epoca dell'inaugurazione del museo, della sua fondazione, le risorse economiche fossero molto limitate e anche il personale del museo. Questo modellatore si chiamava Giuseppe Domenico Felli ed era in realtà uno scultore che aveva studiato all'Accademia Fiorentina e che svolgeva anche proprio un'attività di scultore. Però all'epoca si riteneva molto importante documentare in questo modo e possiamo dire in maniera tridimensionale alcuni aspetti dei popoli nativi che venivano studiati, in particolare in questo caso un interesse importante di Modigliani era stato proprio anche quello di studiare il tatuaggio di questi abitanti e vedete anche il dettaglio della mano che riporta uno di questi tatuaggi e al centro la pubblicazione che Elio Modigliani dedicò a questo aspetto importante delle culture con cui era venuto in contatto. Dal punto di vista biografico, un aspetto interessante della storia di Modigliani è che durante il soggiorno di questa isola, si fece tatuare sulla mano, uno appunto dei disegni, degli abitanti e questo doveva, facilitargli la convivenza con le persone, entrare in qualche modo a far parte della comunità. Durante questo viaggio, però, si ammalò Modigliani e in uno dei suoi scritti attribuisce proprio a questo tatuaggio i problemi di salute che poi ha avuto. Dovette interrompere l'ultimo viaggio, appunto, per ragioni di salute e non poté più tornare in Indonesia con suo grande dispiacere, però continuò poi a occuparsi delle collezioni e dello studio etnologico delle collezioni che aveva raccolto e che oggi abbiamo in museo. Ora lascio la parola a Alessandra che invece ci porterà ci trasporterà nel Rinascimento e nel Museo Horn. Grazie Francesca, buonasera a tutti. Vi condivido a questo punto il mio schermo. Appunto, partiamo dal Museo Horn, che forse alcuni di voi avranno visitato, che è un museo che si trova a Firenze, nel quartiere di Santa Croce, e prende il nome da un collezionista inglese, Herbert Percy Horn, che nel 1911 acquista Palazzo Corsi, che è oggi la sede del museo. Il Palazzo Corsi è un palazzo rinascimentale costruito all'inizio del Cinquecento. Questa è un'immagine della vista del cortile dall'alto verso il basso, che vi permette anche di capire e di apprezzare l'architettura del palazzo. E questa invece è una vista nel cortile, cuore della casa del Rinascimento, decorato da questa pregevole fascia a monocromo. Le scale invece ci conducono all'interno del museo dove possiamo ammirare la collezione rinascimentale di Herbert Percy Horn, che ancora oggi ci permette di fare un viaggio indietro nel tempo.
quindi di ammirare alcuni oggetti e opere d'arte che effettivamente arredavano queste dimore dell'alta borghesia fiorentina. E oggi facciamo un viaggio per scoprire le abitudini più private, più intime, e infatti andiamo a parlare della cura del corpo e del bagno. In realtà nel Medioevo e nel Rinascimento l'igiene non era del tutto trascurata. Per quanto le abitudini dipendessero dalle possibilità economiche della famiglia e dagli usi e dai costumi delle varie regioni. Nel 400 alcuni grandi palazzi, come per esempio il Palazzo di Urbino negli anni dell'intervento di Francesco di Giorgio Martini, disponevano di sistemi di approvvigionamento di acqua e di drenaggi, capaci di portare quindi acqua filtrata nelle cucine e acqua calda nei punti strategici della casa, con lavabi, vasche e anche un sistema di fognature. Quindi non stupisce che già alla fine del 400 alcuni fortunati potessero usufruire di veri e propri bagni, come vedete in questa stilografia, con acqua calda e stufe per riscaldare l'ambiente, in modo anche da gestire il riempimento e la svuotatura delle tinozze. Infatti esistono molti trattati e manuali di buone maniere che raccomandano già nel 400 bagni regolari, di lavarsi frequentemente le mani, di lavare il viso almeno una volta al giorno e anche di spazzolarsi i denti. E infatti vi mostro questa immagine che riproduce questo oggetto, che è un nettadenti, ovvero uno strumento utilizzato per pulire i denti, oggi chiameremo uno stuzzicadenti, che era una pratica igienica fondamentale. E questi oggetti, come quello della collezione Horn, potevano avere anche un manico riccamente decorato. Le polveri da denti invece non erano altro che antenati dei nostri dentifrici, erano polveri più o meno abrasive, ottenute in genere dalla macinazione di semi di dattero, ossi di seppia e alcune crete bianche, gomme, resine, unite ad essenze aromatiche come la cannella, il rosmarino o i chiodi di garofano. La bocca poi veniva pulita con delle pezzette di lino e veniva talvolta sciacquata anche con un vino rosso per rendere le gengive ancora più rosse. Il bagno, come vedete in questa immagine, avveniva generalmente nella camera da letto, dove una tinozza veniva a forma di botte, veniva fatta rotolare e riempita di acqua calda usando degli orci. Quindi le faticose operazioni per portare l'acqua e poi per vuotare la tinozza erano ovviamente riservate alla servitù. Talvolta vi potevano essere dei coperchi sulla vasca per mantenere l'acqua calda o per ottenere una sorta di sauna, come vedete in questo affresco di Niccolò di Segna, si utilizzavano delle tende sospese al di sopra della tinozza. Qui vediamo un dipinto che si trova oggi alla Galleria degli Uffizi di Firenze, che illustra un episodio biblico, Susanna e Vecchioni. E Susanna quindi si spoglia per fare un bagno, che ci permette quindi anche di vedere alcuni, in dettaglio, di vedere l'abbigliamento femminile. E qui infatti nell'immagine sulla vostra destra vedete la
camicia bianca che veniva indossata come, diciamo, elemento di biancheria, di intimo, il vestito rosso e la gonna, la sottana di colore giallo. Qui vediamo anche sull'estrema destra le calze di colore verde e i reggicalze, unite alle scarpe, chiamate pianelle. In alcuni manuali dedicati quindi alle donne, per esempio la Raffaella, un manuale pubblicato nel 1562, si sottolineava l'esigenza per una donna di lavarsi con acqua calda. Sappiamo poi che l'acqua veniva profumata facendo bollire dentro delle essenze per soprattutto dare alla pelle una maggiore morbidezza. E questa immagine, questo affresco di Alessandro Allori ci mostra alcune pratiche personali, tra cui la cura dei capelli. In questa immagine vedete proprio una donna che si pettina le lunghe chiome. E ogni ricettario, infatti, dedicava una parte importante alla cura dei capelli per renderli più belli, più lucenti, ma anche per schiarirli. Infatti il colore prediletto, il colore alla moda, era il biondo, come potete vedere in questo dipinto di Tiziano che rappresenta il modello di bellezza femminile dell'epoca, la pelle molto bianca, le labbra rosse e questi colori, questo colore di capelli biondo rosso, che veniva ottenuto tramite una tintura, o meglio una schiaritura dei capelli. E quindi cosa si faceva? Si bagnavano i capelli con una spugna imbevuta di acqua al miele o allo zolfo o alla cera o all'allume di rocca e poi ci si metteva al sole. Sapete però bene che nel Rinascimento era molto importante che le donne avessero una pelle bianca, quindi l'abbronzatura non era assolutamente gradita. E infatti in questa divertente incisione potete vedere come le donne indossassero un cappello con una falda larga, privo di cupola, in modo da coprirsi dal sole, quindi evitare che il sole colpisse il loro volto, ma da lasciare i capelli esposti ai raggi solari. Importante era pettinare costantemente i capelli durante questa pratica. Si sa anche che questi ricettari non solo abbondavano di ricette per schiarire i capelli, ma anche davano indicazioni per coprire i capelli bianchi, per scurire la barba e le sopracciglia. Quest'altra immagine è di Tintoretto, che raffigura sempre il racconto biblico di Susanna e Vecchioni, ci permette di vedere alcuni oggetti da toilette femminile. In particolare, nell'immagine dell'ingrandimento, potete vedere ancora una volta il pettine, un vaso per gli unguenti profumati, e questo ci fa proprio introdurre l'argomento dei belletti, dei trucchi, che erano ricavati da legni provenienti dall'Oriente, da terre colorate, e che permettevano quindi di tingere le labbra di colore rosso.
Il prodotto cosmetico più diffuso era la cosiddetta polvere di Cipro, il cui nome deriva dal fatto che questa polvere proveniva da dei tuberi di varie specie, detti di Ciperus, piante tipiche delle zone paludose mediterranee. E questa polvere odorosa veniva usata inizialmente per profumare la biancheria. Poi col tempo viene usata proprio per un uso cosmetico. Poteva avere diversi colori, bianco, nero e rosso, ma il colore prevalente era il colore bianco che era utilizzato come polvere per coprire viso e mani. Quindi, come vi dicevo ancora una volta, il volto delle donne doveva essere assolutamente chiaro, quasi bianco. Qui vedete anche, oltre al pettine, un altro strumento, che era un cosiddetto ago crinale. Lo vediamo anche, un esempio nella collezione del Museo Orn. Questo serviva per pettinare, i capelli, per allentare le pettinature. L'acconciatura era un'operazione che richiedeva molto tempo, era quindi destinata, appunto alle dame di camera, e quindi possiamo proprio vedere come anche qui una dama, quindi si occupa dell'acconciatura della cortigiana. Le operazioni si svolgevano davanti a un tavolino per acconciare la testa, che era una sorta proprio di piccolo altare profano, generalmente associato allo specchio. E qui vedete che sopra il tavolino si trovavano anche tutti gli strumenti da toilette, acque odorose, raccolte in bottigliette, cipria profumate, talvolta anche la riccia capelli, che era una sorta di forbice in metallo, di solito in argento, composta da una sorta di tubo rotondo su cui poi si veniva ad appoggiarsi un altro concavo. E nel mezzo venivano poste le ciocche di capelli che prendevano la forma di ricci. E veniva usato sia dalle donne che dagli uomini. Tornando indietro, vedete invece l'ago crinale che si trova nel Museo Orn. E anche un bellissimo specchio in una cornice in avorio, della bottega degli embriachi. Bottega veneta specializzata nella produzione di oggetti da toilette femminile. Durante il Rinascimento, gli specchi potevano essere realizzati in acciaio o in vetro argentato, e spesso, erano tondi, con una lastra di vetro convessa. In questo dipinto del Museo Orn, che raffigura la regina Semiramide, vediamo un altro esempio di pettine. I pettini, generalmente quelli più pregiati, erano realizzati in avorio. Oltre al bagno nella tinozza, nella casa c'erano anche dei lavabi. In questo caso, vedete in questo dipinto di Cennino Cennini, che raffigura la nascita della Vergine, una camera da letto con un lavabo. Qui vediamo l'immagine ingrandita, potete proprio vedere il lavabo. Qui ci si appoggiano anche appunto una brocca e degli altri vasetti,
probabilmente in alcuni casi addirittura collegati già a degli scarichi. Era infatti importante lavarsi le mani anche prima e dopo il pranzo, la cena. Parlando del bagno, parliamo anche delle primitive toilette che già esistevano in questi ricchi palazzi di fine 400 e 500. In questa immagine vedete, oltre alla sedia, alla lettiera, anche un altro oggetto di forma squadrata che viene chiamato sedietta, che non è altro che una toilette portatile. Quindi era una sorta di sedia che a forma di scatola, qui in questo caso ornata di frange pesanti e ricoperta di tessuto e cuoio, e poteva essere proprio un sedile, che era una toilette portatile. Quindi all'interno ovviamente c'era un catino che poteva essere poi rimosso, il sedile quindi aperto, il sedile poi era bucato, e questo era il coperchio per prevenire anche i cattivi odori. Questa sedietta veniva generalmente posta nella camera da letto, ma sappiamo da Leon Battista Alberti che era buona pratica collocare queste sediette o anche delle altre forme di toilette lontano dalla camera, in una stanza adiacente. Nel caso del Palazzo Corsi, dove si trova il Museo Horn, i cosiddetti agiamenti, le toilette, erano collocate in un corridoio di collegamento fra le due camere da letto principali. Qui tra gli oggetti vedete anche un altro oggetto particolare chiamato l'orinale, che chiaramente serviva per esigenze appunto urgenti per persone malate che dovevano rimanere a letto, ma che vediamo anche associate spesso a scene di cura. Questo è un particolare della predella della Pala di San Marco di Beato Angelico, in cui è raffigurato un miracolo realizzato dai santi Cosma e Damiano, che sono due medici, e vediamo a letto del diacono Giustiniano, che aveva un problema con la gamba, vediamo ai lati la presenza, vedete come nella xilografia precedente, di un orinale, che chiaramente era un contenitore in vetro, però aveva questa custodia in paglia, che vediamo chiaramente illustrata qui nel dipinto. In alcuni casi, appunto, si potevano avere anche, anziché la seggetta, proprio delle aperture, quindi all'interno poi della struttura del muro, ecco, i cosiddetti, appunto, come vi dicevo, agiamenti. E qui vediamo chiaro l'esemplare di un altro museo fiorentino, il Museo di Palazzo d'Avanzati, qui proprio il bagno con la tinozza e la toilette. Tornando all'immagine di prima, ecco, un altro oggetto interessante per la cura del corpo è il profumiere, che vedete qua, ecco, quindi che composto, vedete, da una struttura in cui all'interno si poteva mettere del carbone, si accendeva il fuoco per far riscaldare il contenitore interno e far emanare attraverso questi fori del coperchio l'essenza nelle varie stanze. In questo caso addirittura c'è proprio un sostegno, un manico, per metterlo anche all'interno poi del letto, quindi poteva servire sia come scaldaletto, ma anche come profumatore per la biancheria. Infatti era frequente l'impiego di oli essenziali ricavati da fiori di rose, gelsomini, lavanda, con un processo di macerazione al sole, e poi messi in olio.
venivano poi mescolati alle acque distillate per il trattamento tonificante e purificante del viso. Questo invece è un altro esempio di profumiere che si trova nelle collezioni del Museo del Bargello di Firenze. In realtà è di matrice islamica, molto bello, ma anche qui vedete proprio come si trovi l'elemento interno che può contenere le essenze che bruciando emanano dalle aperture del coperchio. E concludiamo un po' la nostra chiacchierata parlando dei bagni pubblici, quindi non quelli situati all'interno delle case, perché nelle città che avevano mantenuto dei rapporti culturali con l'antica Roma, vi erano dei bagni pubblici o stufe simili a quelle documentate in questa illustrazione. E si tratta di luoghi che nel corso del secolo ebbero alterna fortuna, perché spesso, come vedete in questa immagine, erano associati a luoghi di contagio e prostituzione. E nonostante vi fossero delle leggi, delle disposizioni per limitare la promiscuità e la prostituzione, divennero luoghi di piacere sempre più avversati dalla Chiesa, che poi ne comportò la progressiva chiusura. Dei bagni pubblici della città tedesca di Erfurt si diceva: i bagni di quella città saranno per voi molto piacevoli. Se avete bisogno di lavarvi e amate le comodità, potete entrarvi con fiducia. Sarete ricevuti gentilmente. Una graziosa ragazza vi masseggerà onestamente con la sua dolce mano. Un barbiere esperto vi raderà senza lasciare la minima goccia di sudore sul vostro viso. Stanco del bagno, troverete un letto per riposarvi. Poi una donna graziosa che non vi dispiacerà vi accomoderà i capelli con abile pettine. Chi non le carpirebbe dei baci se lui ha voglia e lei non rifiuta? Vi si chiede pure un compenso, ma un semplice denaro basterà. E qui vedete proprio in questa illustrazione la corrispondenza esatta della descrizione. E concludiamo invece con questa incisione di Dürer, forse meno provocante della precedente, che però vi documenta ancora una volta la pratica di un bagno termale, e quindi di uno spazio non più privato della casa, ma pubblico. Con questo vi ringrazio.